Ciao, io sono Anna, dietro la camera c'è Pamela, qui simbolicamente rappresentata dai suoi occhiali. E siamo qui per chiedervi un finanziamento al nostro progetto di reportage documentario in Grecia. Se volete dedicarci un minuto per leggere la descrizione del progetto che abbiamo postato su questo stesso sito, potrete farvi un'idea un po' più chiara di quello che abbiamo in mente. Il tutto sostanzialmente parte da un'esigenza personale, che è quella di indagare le ragioni di una crisi che è prima di tutto individuale e che in questo momento viene ben espressa dalla situazione politica e sociale in Grecia. Ed è per questo che vogliamo andare lì a vedere con i nostri occhi quello che sta succedendo e per raccontarvelo. Noi vogliamo semplicemente narrarvi che cosa significa essere precari in questo mondo, precari non soltanto a livello lavorativo, precari a livello esistenziale, precari a livello umano. Ed è per questo che abbiamo scelto di intraprendere questo viaggio, che è, come dicevo, prima di tutto un viaggio all'interno dei nostri drammi, delle nostre contraddizioni, delle nostre paure, che volenti o nolenti si riflettono nel mondo esterno. Questo primo capitolo di un percorso che vorremmo diventasse molto più ampio e variegato è per l'appunto la Grecia. In Grecia andremo a fare qualcosa che almeno sulla carta potrebbe sembrare molto semplice, ma che per ovvie ragioni diventerà via via complesso e speriamo compiuto. Ed è semplicemente viaggiare, partendo da Atene e andando verso nord, rappresentare un po' qual è la situazione politica, sociale e umana che si vive in questo momento in Grecia e da lì poi collegare il tutto alla nostra esperienza individuale. Pamela è un'antropologa, nonché operatrice e montatrice video, io sono una scrittrice, scrivo per il cinema e collaboro giornalisticamente con una testata in particolare e ho collaborato con altre testate in passato, quindi sostanzialmente andiamo a fare il nostro mestiere, ma andiamo a farlo nella maniera più pulita e pura possibile, nel senso che in questi anni, non credo di dirvi una novità, è stato molto difficile portare avanti con passione questo lavoro ed ecco perché abbiamo deciso di mettere in ballo le nostre finanze personali pur di realizzare qualcosa che valesse davvero la pena di raccontare, pur di fare il nostro mestiere così come abbiamo sempre sognato di farlo. Il tutto parte dal concetto di crisi a cui non diamo una valutazione necessariamente negativa. Crisi non vuol dire altro che essere sull'orlo del cambiamento, un cambiamento che può essere positivo o negativo, ma di cui vogliamo essere padrone, di cui vogliamo poter decidere la destinazione, né farcela imporre da altri, né paradossalmente essere vittime della nostra stessa pigrizia. Se desideriamo fare un lavoro e dare un senso alla nostra professione, è anche giusto mettersi in gioco e provare a superare le difficoltà che il mondo odierno ci impone. Ed è proprio sul discorso della mancanza di produttori e finanziatori capaci di credere nei progetti che abbiano un'importanza e un valore, sia dal punto di vista umano che da quello professionale, che entrate in gioco voi. Nel senso che vi chiediamo per l'appunto di essere i nostri piccoli finanziatori. Anche solo 1 euro per noi può fare davvero la differenza. Noi ci stiamo autofinanziando completamente e vi assicuro che il lavoro non è facile. Abbiamo già pagato i viaggi, abbiamo contattato diverse persone da intervistare, professionisti, storici, economisti, studenti o cittadini comuni. Abbiamo intenzione di spenderci con passione e lucidità per restituirvi un racconto quanto più profondo e compiuto possibile. Ma per farlo abbiamo bisogno quanto più possibile del vostro sostegno, che può esprimersi davvero anche solo con la donazione di 1 euro o anche col semplice passaparola. Insomma, qualsiasi cosa voi possiate fare per dare sostegno e fiducia al nostro progetto, ve ne saremo grate. Grazie.